Salve a tutti i gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questa 19ª puntata di Polis, il primo piano sulla politica, a cura ovviamente di Come Don Chisciotte. La puntata di oggi è focalizzata su quello che è sicuramente un argomento centrale, nonché preoccupante, per i prossimi anni, e sto parlando ovviamente della bozza del nuovo pa piano pandemico che è stata, in questi giorni dalla stampa, insomma, diffusa. E che ha scatenato non poche polemiche, tanto da parte dei cittadini che anche da parte dell'opposizione, che hanno accusato Giorgia Meloni praticamente di aver ricalcato in pieno quella che era la strategia pandemica adottata dal governo Conte durante gli anni del Covid. Dopodiché ci concentreremo anche sulla questione del DDL autonomia, che è stata votata in Senato, quindi ha ricevuto il primo ok. Si attende poi, ovviamente, nelle prossime settimane il voto alla Camera. Prima, però, partiamo con la carrellata delle notizie. Questa è la nostra sigla. Allora, tante le notizie della nostra consueta carrellata settimanale. Partendo dagli ultimi aggiornamenti successivi al Consiglio dei Ministri che si è tenuto il 24 gennaio, ebbene c'è stato il via libera al decreto legge per l'Election Day che fissa le elezioni europee all'8 e 9 giugno, con la possibilità di accorpare anche le elezioni amministrative e regionali. Con il provvedimento cambiano inoltre anche i limiti per i mandati per i sindaci dei piccoli comuni. Tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, infatti, si potrà arrivare al terzo mandato, mentre sotto i 5.000 il limite è stato del tutto eliminato. Via libera del Consiglio dei Ministri anche al disegno di legge sulla trasparenza nella beneficenza, con regole e sanzioni stringenti anche per gli influencer, ovviamente tutto ciò dopo lo scoppio del caso Ferragni, e ok anche al disegno di legge sulla cybersicurezza. Rimanendo in tema di elezioni, tra i partiti di maggioranza si stanno definendo i candidati alle regionali. Superato l'impasse in Sardegna con Solinas, che ha ritirato ufficialmente la candidatura, mettendo quindi d'accordo Lega e Fratelli d'Italia, questa volta è Tajani a blindare la corsa al secondo mandato dei suoi dal rischio di mire leghiste, confermando che i governatori uscenti di Basilicata e Piemonte, Vito Bardi e Alberto Cirio, saranno i candidati del centrodestra. Matteo Salvini, quindi, che non potrà ricandidare Zaia in Veneto, nel frattempo questa settimana si è concentrato sullo scontro istituzionale tra il suo ministero e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sul tema del limite dei 30 km orari imposti nella quasi totalità delle strade cittadine. Una scelta che il ministro dei trasporti ha definito ideologica e insensata da parte dell'amministrazione. In risposta all'ordinanza del Comune di Bologna, dopo un botta e risposta tra Salvini e Lepore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una direttiva rivolta a tutti i comuni, sottolineando che l'imposizione generalizzata dei limiti di velocità eccessivamente ridotti potrebbe causare l'intralcio alla circolazione e risultare pregiudizievole sotto il profilo ambientale, nonché nell'ordinata regolazione del traffico, creando ingorghi e code stradali. Bologna però nel frattempo ha deciso di tirare dritto e già si parla di Napoli pronta a seguirla, come confermato dall'amministrazione del sindaco Manfredi. Scontro istituzionale è anche quello che si sta consumando tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, dopo che quest'ultimo, ricorderete, ha chiesto l'intervento del giurì d'onore contro le accuse mosse dalla Premier sul tema della ratifica del MES nel 2021. Il leader dei 5 Stelle è stato ascoltato per primo il 18 gennaio, mentre il giorno dopo è stato il turno di Giorgia Meloni, che ha confermato la versione espressa il 12 e il 13 dicembre, prima a Montecitorio e poi al Senato, quando accusò Conte di aver dato l'assenso italiano alla ratifica del MES senza un mandato parlamentare, senza che ne avesse il potere, senza dirla agli italiani e con la famosa frase, e cioè con il favore delle tenebre. Rimanendo in tema di scontri,
Sabato 20 gennaio c'è stata una violenta colluttazione presso la Fiera dell'Oro di Vicenza tra le forze dell'ordine e i manifestanti giunti in corteo per protestare contro la presenza alla fiera di alcuni stand israeliani. La contestazione contro le azioni di Israele a Gaza è sfociata in un violento scontro con la polizia che ha dovuto usare gli idranti per fermare il corteo. A seguito di questo episodio, il ministro Piantedosi, di comune accordo con i prefetti delle principali città, ha deciso di vietare i cortei pro-Palestina previsti per la giornata di oggi nelle principali città italiane. Dagli scontri passiamo agli incontri istituzionali della settimana con il nostro caro presidente Mattarella che ha incontrato Bill Gates, già precedentemente ricevuto dalla Premier Giorgia Meloni il 19 gennaio. Non si sa bene per parlare di cosa. Giorgia Meloni, nel frattempo, il giorno dopo, il 20 gennaio, è volata a Istanbul per incontrare Erdogan. Colloquio di 2 ore incentrato sui migranti, con Giorgia in cerca di una sponda turca per limitare i flussi migratori dalla Libia e soprattutto focus sulla guerra in Medio Oriente. Come saprete, mentre Erdogan da tempo ha rivolto pesanti attacchi contro Israele, molto più mansueta è la posizione del governo italiano. Governo che nel frattempo ha impegnato l'Italia a prendere parte alla missione europea nel Mar Rosso contro lo Yemen. Passando a tutt'altro argomento, il TAR del Lazio ha emesso una sentenza sul ricorso avanzato dal comune di Piombino contro la decisione di installare un rigassificatore nel porto cittadino. Il tribunale ha respinto le motivazioni del comune, condannandolo inoltre al pagamento delle spese processuali per un valore totale di 90.000 euro. È una sentenza punitiva nei confronti del comune, ha commentato il sindaco Francesco Ferrari, comune che ha avuto la sola colpa di difendere la propria città. Il TAR ha voluto dare un esempio per tutti. Le esigenze dei cittadini non sono una priorità. Queste le parole del primo cittadino di Piombino. Ritorna infine il tema della carne sintetica con un inaspettato asse Roma-Parigi-Vienna che in una nota inviata all'Unione Europea e sostenuta da altri 9 paesi ha formalizzato l'opposizione alla produzione di carne in laboratorio, definita una minaccia ai metodi di produzione alimentare genuina che sono al centro del modello agricolo europeo. Nel frattempo prosegue la protesta degli agricoltori, iniziata in Germania ed espansasi poi in Francia, Romania e dal 22 gennaio anche in Italia. Chiudiamo infine con 2 aggiornamenti. Da ieri al via i pagamenti per l'assegno di inclusione. 288.000 famiglie ex precettrici del reddito di cittadinanza hanno potuto ritirare alle poste la carta precaricata con circa 650 euro. Secondo aggiornamento invece sul caso del deputato Pozzolo, risultato positivo al test dello STUB che ha rilevato tracce di polvere da sparo. Alle accuse mosse al deputato si è aggiunta inoltre quella di porto d'armi abusivo, che si aggiunge appunto alle accuse di lesioni colpose, accensioni pericolose e omessa custodia di armi. Queste erano le notizie della settimana, adesso il servizio di puntata. Quella che viene fuori al termine di questa settimana è un'Italia divisa sulle prestazioni sanitarie, ma unita se si tratta di strategie per affrontare le future pandemie. Nel giro di pochi giorni abbiamo assistito prima alla pubblicazione della bozza del nuovo piano pandemico e successivamente al primo via libera al DDL sull'autonomia differenziata. Venendo alla prima questione, nel documento di oltre 200 pagine, si ripropone chiaramente lo stesso schema già messo in atto con il Covid dal governo Conte. Al centro del piano, ovviamente, i vaccini, definiti le misure preventive più efficaci, contraddistinte da un rapporto rischio-beneficio significativamente favorevole e dall'alto valore solidaristico per anziani e fragili. Non mancano inoltre i riferimenti alla compressione delle nostre libertà costituzionali, sostanziati principalmente nelle limitazioni degli spostamenti e degli assembramenti. Il tutto ben progettato e velocemente perfezionato in questi ultimi 2 anni, sia con la creazione di enti ad hoc che con l'implementazione del coinvolgimento di soggetti nazionali e sovranazionali nelle decisioni. Il governo Meloni ha così confermato la netta sudditanza a quanto stabilito a Davos e negli alti piani dell'OMS, già tutti a sfregarsi le mani in vista della prossima malattia X. Non è un caso forse che Bill Gates proprio negli ultimi giorni abbia incontrato prima la nostra Premier e poi Mattarella. La volontà dell'elite è palese, come mai prima d'ora.
E chi ha votato Giorgia Meloni sperando in un cambio di rotta deve oggi farne i conti e prepararsi nuovamente a tempi molto duri. Contraddizioni sul tema della salute che si confermano in ottica autonomia differenziata. Riforma che ottiene il primo sì in Senato con 110 voti favorevoli. Tra le 23 materie sulle quali Stato e Regioni sono chiamate a trovare l'intesa, c'è anche la tutela della salute. Già da tempo sotto attacco quello che una volta era un diritto fondamentale, oggi rischia di diventare una garanzia solo per chi vive nelle regioni più ricche, realizzando una vera e propria disuguaglianza tra i cittadini, in particolare tra il ricco nord e il povero sud. Cara Giorgia, ma non dovremmo essere tutti fratelli d'Italia? Allora, eccoci tornati in studio. Saluto subito i miei graditissimi amici, nonché ospiti, l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E il professore universitario Luca Lanzalaco. Buonasera, professore. Allora, come diceva il servizio, come ho detto anche all'inizio di puntata, il tema centrale, il tema principale è quello riguardante il nuovo piano pandemico, questa bozza che è stata diffusa da alcuni quotidiani e che ha fatto molto molto parlare di sé per il contenuto ovviamente del piano stesso. Allora, prima di scendere nell'analisi, io però voglio farvi vedere come questo piano pandemico è stato presentato dal ministro della Salute Schillaci proprio in Senato. Allora, chiedo a Giulio di andare subito con il primo contenuto. Anche qui, senatore, avrei voluto parlare di un documento ufficiale, non di bozze, ma non ci sottraiamo ad ogni richiesta di chiarimento, data l'attenzione su questa materia. L'obiettivo principale del piano strategico 2024-2028 è quello di proteggere la salute e la sicurezza della popolazione, garantendo il più possibile l'accesso alle cure mediche durante una improvvisa pandemia da patogeni potenzialmente non noti. Sottolineo che la bozza del piano pandemico è attualmente in discussione presso la conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. È stata predisposta da un gruppo di lavoro che ha incluso rappresentanti di tutti gli enti interessati e previsti, oltre ad esperti. È frutto di una lunga ed elaborata discussione che ha portato e sta portando a ricomprendere gran parte delle integrazioni, osservazioni e modifiche da parte degli interlocutori. Nello specifico, la bozza è ancora in fase istruttoria attraverso riunioni col coordinamento tecnico della Commissione Salute, Area e Prevenzione e Sanità Pubblica, anche al fine di adeguare il testo alle differenti osservazioni espresse dalle regioni negli ultimi giorni. In relazione alla governance delle varie fasi pandemiche, evidenzio che il Ministero della Salute, anche su richiesta delle regioni, sta definendo a livello nazionale e regionale ruoli, competenze e tempistiche dei soggetti coinvolti, con il coinvolgimento anche degli altri ministeri interessati: Ministero dell'Istruzione del Merito, Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle Imprese e Made in Italy, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero del Turismo. Certamente in un piano pandemico non è indispensabile citare aspetti giuridici che esulano dallo scopo dello stesso piano. Sento in ogni caso di dover precisare che per affrontare un patogeno ignoto con un altissimo tasso di mortalità potrebbe essere necessario adottare misure restrittive che dovranno però essere emanate solo se strettamente indispensabile, rimanere eventualmente in vigore per il tempo strettamente necessario, essere proporzionali sia alla probabilità sia all'entità dell'evento. Rispetto alle modalità di assunzione delle decisioni in corso di pandemia, qualora non dovesse risultare sufficiente per il governo complessivo della molteplicità di interessi e di settori incisi dall'emergenza sanitaria, la scelta di uno strumento legislativo attraverso il coinvolgimento del Parlamento appare il mezzo più idoneo per garantire l'unità di indirizzo dell'azione di governo e di bilanciamento dei molteplici interessi pubblici. Ribadisco che il documento è ancora in fase istruttoria. Rispetto infine al tema della discontinuità, appare ultroneo rimarcare che il vecchio piano riguardava la risposta ad un'eventuale pandemia da virus influenzali A e B, l'attuale piano riguarda la risposta ad una pandemia di patogeni respiratori potenzialmente ignoti. In conclusione, vorrei che consideraste questo piano pandemico come una strategia preventiva che ora finalmente abbiamo per la protezione della nostra comunità. È progettato per mobilitare ogni risorsa e azione necessaria in proporzione alla gravità di un'eventuale emergenza, sempre con l'obiettivo supremo di preservare ciò che è più prezioso: la vita, la libertà ed il benessere di ogni cittadino italiano. Grazie, signor Ministro. Allora, il ministro Schillaci parla di continuità e discontinuità rispetto al passato, ha accennato ad alcuni argomenti, poi
parla di possibilità di limitare le libertà e gli spostamenti dei cittadini, ha parlato di una centralità del Parlamento, insomma, ha messo in mezzo una serie di argomenti che però noi cercheremo di sviscerare diciamo, in maniera migliore rispetto a quanto ha fatto il ministro in questi 2 minuti. E lo facciamo partendo da questa tabella, e chiedo a Giulio di mostrarcela, che è una tabella che abbiamo prodotto noi, che mette, diciamo, a confronto quello che era il piano pandemico, quel famoso piano pandemico di prevenzione del 2006, che non era mai stato aggiornato, se vi ricorderete. Quello che invece fu il piano strutturato in pieno Covid dal governo Conte, e infine il nuovo piano pandemico, quello di cui ci troviamo a parlare adesso, che ricordiamo è ancora in fase di bozza. Allora, noi li abbiamo messi a confronto su alcuni temi, e il primo di questi è il vaccino. Allora, passo a leggere giusto quelle che sono le frasi principali, anche per darvi un'idea di quella che è la continuità tra il 2021 e il 2024. Allora, nel 2006 si diceva appunto che c'era la possibilità, in fase ovviamente pandemica, di considerare la possibilità di finanziare lo sviluppo di vaccini sperimentali. Questo perché chiaramente, secondo coloro che hanno appunto prodotto questi piani, nel momento in cui un virus è nuovo, un morbo è nuovo, la possibilità di sperimentare nuovi vaccini si presenta, magari i vaccini esistenti non sono efficaci e quindi necessariamente ci si deve lanciare facendo questo salto nel vuoto, ovviamente loro dicono per il bene della salute pubblica. Nel 2021 i vaccini, che ricordiamo erano vaccini sperimentali a tutti gli effetti, vengono definiti le misure preventive più efficaci. E appunto si parla quindi di ricerca e sviluppo, migliorare l'efficacia dei vaccini e dei trattamenti che possano ovviamente controllare la pandemia, si diceva nel 2021. E la stessa frase la ritroviamo poi nel piano pandemico, nella bozza di piano pandemico nel 2024, perché appunto troviamo scritto nel contrasto ad una pandemia, i vaccini rappresentano le misure preventive più efficaci. Quindi esattamente un copia e incolla dal punto di vista del concetto che si voleva esprimere. Insomma, e si risottolinea ovviamente che i vaccini pandemici possono essere messi a punto solo al momento stesso della pandemia. E quindi chiaramente si va a sottolineare, anche se non con la parola, diciamo, più evidente per tutti quanti, si va ad evidenziare che sono vaccini sperimentali. Se possiamo andare alla seconda pagina, Giulio, vediamo invece quello che è il paragone per quanto riguarda le limitazioni e degli spostamenti e delle libertà fondamentali dei cittadini. Nel 2006 il piano prevedeva la possibilità di valutare, quindi la valutazione dell'opportunità di restrizioni agli spostamenti verso altre nazioni, ovviamente per motivi di sanità pubblica, nonché l'isolamento e la quarantena dei casi e dei contatti, quindi più o meno quello che poi è accaduto effettivamente. E infatti nel 2021 si trovava scritto: il diritto all'emergenza giustifica limitazioni dei diritti, e quindi l'imposizione al singolo di determinate limitazioni nell'esercizio dei diritti e libertà pure costituzionalmente riconosciuti. Limitazioni che vengono confermate anche nel nuovo piano pandemico del 2024. Come vedete, diciamo, sono segnate in grassetto giusto le due frasi principali, cioè limitazione degli spostamenti della popolazione, permanenza in casa, che questo ovviamente vuol dire quarantena ed isolamento. Interessante notare che nel 2006 non si faceva alcun riferimento nel piano pandemico di allora ai DPCM, che sono stati lo strumento maggiormente utilizzato poi dal governo Conte, e infatti nel 2021 si scriveva: nella fase acuta emergenziale, lo strumento del DPCM ha assicurato una maggiore flessibilità di intervento. Ricorderete tutto la quantità immane di DPCM che venivano emanati dal governo Conte, e quindi sicuramente non c'era una centralità all'epoca del Parlamento nel prendere decisioni, e questa mancanza di centralità viene confermata anche nel 2024, dove appunto si legge lo stesso: la scelta dei DPCM quale strumento centrale di governo dell'emergenza sanitaria riflette la posizione costituzionale del Presidente del Consiglio quale garante dell'unità di indirizzo dell'azione del governo. Quindi appunto è nelle mani del Presidente del Consiglio che si va a mettere, si va a porre quelle che sono le scelte da fare per limitare la diffusione della pandemia.
Andiamo all'ultima pagina che riguarda infine quella che è la disinformazione, perché mentre nel 2006 appunto non c'era alcun tipo di riferimento alla possibile disinformazione sul tema pandemico o vaccinale, nel senso non vi si trova scritto che il governo deve porre in essere tutte le azioni necessarie ad evitare la disinformazione, invece ciò avviene in maniera molto chiara nel 2021, e cioè prevenire e contenere la divulgazione di disinformazione e fake news, ovviamente riguardanti tanto la pandemia che i vaccini, e la stessa cosa, anche se con termini diversi, viene poi riportata nel 2024. È cruciale sensibilizzare la sensibilizzazione delle persone, contrastando la disinformazione. Questo perché ovviamente il mondo che loro chiamano della disinformazione, cioè quello a cui apparteniamo anche noi, è un mondo che ha cercato di contrastare fortemente la narrativa pandemica presentata nel 2020-2021 fino alla fine della pandemia, e che chiaramente cercherà di contrastare qualsiasi cosa avverrà per i prossimi anni. Allora, questo era un piccolo schema che poi troverete anche all'interno dell'articolo di presentazione. Passo la parola al professor Lanzalaco per chiedergli, insomma, un commento rispetto a quello che abbiamo visto finora e se c'è qualcosa, insomma, da definire in più rispetto alla continuità tra il passato e il presente. Sì, per quanto riguarda i contenuti che sono già stati illustrati in modo eccellente, da chi mi ha preceduto, rimando anche all'articolo di Gloria e Callarelli che c'è sul blog. Non vorrei ripetere ciò che è già stato detto o scritto, quindi focalizzerei l'attenzione sulla continuità, perché la continuità è veramente evidente e si rimane basiti di fronte a questo. Allora, punto uno, la continuità nelle politiche pubbliche, lo dico da analista di politiche pubbliche, è cosa normale, cioè ciò che l'eccezione è il cambiamento, sono le svolte, i policy change, i cambiamenti di policy. Quindi che ci sia continuità non deve stupirci più di tanto. Quello che ci stupisce invece è questo, e cioè che ci sia continuità nonostante ci sia al governo che è la Presidente del Consiglio dei Ministri, sia la principale esponente di una forza che ha sempre, nella fase pandemica, si è sempre opposta, stando istituzionalmente all'opposizione alle misure prese contro la pandemia. E da quella posizione di opposizione anche ottenuto delle rendite di posizione che hanno permesso di diventare il partito di maggioranza relativa. Ecco, quindi c'è discontinuità nei governanti, ma continuità nelle politiche. Come spiegarlo? Allora, ci potrebbe essere la spiegazione più semplice, qualunquista, cioè sono tutti degli screanzati, i politici fanno schifo, eccetera, eccetera. Una spiegazione da qualunquista che di fatto non spiega nulla, perché semplicemente è un paradigma accusatorio che colpevolizza qualcuno. Allora proviamo, cerchiamo di capire quali elementi possono aver influenzato questa continuità, che ripeto è sconcertante, perché dici: ma scusa, ma Giorgia eri la stessa di 2 anni fa, cioè o in un caso di omonimia ed era una sosia, è la tua sosia. Ecco, allora la continuità può essere spiegata da vari punti di vista. Uno è quello dei costi, cioè cambiare costa, ha dei costi. Non è il caso, qui non ci sono costi economici, costi amministrativi, perché questi interventi sono stati, sono degli interventi interstiziali che non vanno a toccare gli snodi burocratici. Smantellare le burocrazie è costoso, ma qua non si trattava di smantellare alcunché. Quindi, punto uno. Punto due, rischi politici. Cambiare ha dei rischi politici, perché se si cambia si delegittima ciò che è successo prima.
Ecco, qui invece siamo in una situazione opposta, cioè la continuità delegittima quello che è stato detto prima da Giorgia Meloni e delegittima quello che attualmente viene fatto. Come sottolinea in un intervento al Senato ieri, mi pare, la senatrice Piro del Movimento 5 Stelle, quel piano pandemico svuota di ogni significato la commissione parlamentare sulle politiche di contenimento della pandemia, perché se si va avanti a fare la stessa cosa vuol dire che allora quello che è stato fatto prima andava bene, perché fare una commissione? Quindi qua i rischi politici sono esattamente al contrario, la continuità che può costituire un rischio politico sia delegittimando l'iniziativa della commissione parlamentare sia mettendo a rischio anche la posizione politica elettorale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, perché le elezioni europee saranno fra qualche mese e a qualcuno verrà in mente di domandarsi, ma ripeto, e tu dov'eri, cosa facevi, ovvero adesso perché fai tutto ciò? Quindi io focalizzerei l'attenzione su queste ipotesi esplicative. Primo, non in ordine di importanza, sono solo dispositivo. Primo, la presenza di vincoli internazionali. L'Organizzazione Mondiale della Sanità impone in qualche misura che vengano riconosciuti i vaccini, per esempio, come misure fondamentali per la lotta alla pandemia, quindi non potevano sottrarsi. Secondo, io penso che se noi riascoltiamo o abbiamo ascoltato attentamente l'imbarazzato e imbarazzante intervento del ministro, ci rendiamo conto che alla stesura o al copia e incolla con cui è stato effettuato, scritto il piano pandemico, ha partecipato una pletora di organismi. E mi piacerebbe, non ho avuto modo, non ho avuto tempo di andare a vedere, però io penso che abbiamo partecipato soprattutto organismi burocratici, non politici. E quindi le burocrazie, per loro natura, la burocrazia nasce per questo, sono conservative, cioè la burocrazia non è propensa all'innovazione, anzi è propensa alla conservazione. Quindi chi ha scritto quel testo si è attenuto a quanto era già stato fatto, perché questo minimizza un rischio politico delle burocrazie. Cioè è già stato fatto questo, noi copiamo e riproduciamo le stesse cose. Nessuno può dirci nulla, nessuno può accusarci di essere al servizio del governo. E le elezioni si stanno avvicinando e questo piano pandemico, ripeto, se teniamo conto quanto è già stato scritto sul blog e che invito a leggere perché è molto efficace quell'articolo, nonché quanto è stato appena illustrato da Massimo Cascone, questa continuità potrebbe costare piuttosto cara a Giorgia Meloni, che dalla sua posizione d'opposizione al governo, alle misure pandemiche, ha ottenuto vantaggi che potrebbero svanire nel giro di qualche mese. Grazie professore, ovviamente grazie anche dei complimenti sull'esposizione, che non è affatto paragonabile alla sua, però i concetti da lei espresso a maggior ragione sono molto molto importanti. E infatti questo è anche un po' un dubbio, no? L'effetto che questo piano pandemico farà poi sulle elezioni, visto che il mondo che ha votato Giorgia Meloni comprende anche una parte di coloro tra esatto. Ristoratori piuttosto che non vaccinati, gente contro il Green Pass, insomma una serie di persone, come dicevamo anche nel servizio, che si sta ricredendo rispetto ai tanti buoni propositi che Giorgia Meloni, insomma, in campagna elettorale aveva mostrato. E Umberto, prima di dare la parola a te, volevo far ascoltare al nostro pubblico quello che è stato il commento del giornalista Borgonovo sulla questione appunto del nuovo piano pandemico, perché lui apre anche altri scenari interessanti su cui poi ti chiederò un commento. Allora Giulio, direi andiamo con il contenuto numero 3. Ciao a tutti, io oggi sono un po' perplesso da delle notizie un po' discordanti che vedo, perché da un lato
Ho seguito quello che è successo ieri in Parlamento con questa diatriba sulla commissione d'inchiesta per il Covid, con la maggioranza che insomma, ha qualche problema su un voto per nominare il relatore, insomma, una cosa tra l'altro del tutto marginale, e non si capisce se è stato un errore di conteggio da parte del Presidente di Commissione, oppure se non c'erano effettivamente i numeri. Insomma, c'è stato un piccolo inciampo, però presto risolto con una grande manfrina dell'opposizione che ovviamente coglie ogni occasione per sabotare la Commissione Covid, che è quello che effettivamente si è proposta di fare in chiaro, non è che è un complotto, l'hanno detto, l'hanno dichiarato proprio dal primo istante. Ed è anche in parte comprensibile, come dice qualcuno, cioè è chiaro che uno voglia coprire le sue magagne, ce lo aspettiamo. Ecco, quello che ci aspettiamo meno è che poi ci sia una parte notevole delle istituzioni sanitarie, anche con questo governo, anche con un nuovo ministro che non è più Roberto Speranza, che continua a fare esattamente le stesse cose di prima, continua a mandare avanti sempre la stessa macchina, non voglio dire autoritaria, però insomma quello che abbiamo vissuto è stata esattamente una forma di autoritarismo. Quella macchina lì viene mandata avanti anche adesso con un nuovo piano pandemico di cui si discuteva oggi pomeriggio sui giornali. Ha fatto un articolo anche Repubblica tirando fuori le contraddizioni di questa maggioranza. È un piano pandemico in cui si parla di nuovo di DPCM, si parla di nuovo di vaccini che sono l'unica soluzione a eventuali pandemie. Si dà sempre per scontata questa cosa che debba arrivare una nuova pandemia, e a me sembra di leggere quello che dice Bill Gates, che va a Davos e dice: ecco, qui ci sono i miei miliardi pronti per finanziare vaccini mRNA e la difesa contro le nuove pandemie. Allora, delle due l'una, cioè c'è poco da discutere. O si vuole la verità, quindi si fa la commissione Covid, e sarebbe anche ora di farla perché il tempo continua a passare, si fa la commissione Covid, si indaga, si trovano i responsabili, si tirano fuori tutte le carte, almeno a beneficio dei giornalisti, oppure si continua a fare esattamente come prima, mandare avanti quella macchina di oppressione che è stato il terrorismo sanitario vissuto con Speranza e con i suoi scagnozzi. Allora, bisogna chiarirsi. Poi è legittimo fare tutto, uno sceglie la posizione che deve tenere. Le due cose non stanno insieme. Io so che ci sono dei parlamentari di questa maggioranza e anche persone, insomma, esponenti politici in ruoli determinanti che si sono dati un grande affare per far uscire la verità sul Covid. Però rimango allibito ogni volta a vedere l'atteggiamento delle istituzioni sanitarie. E allora facciamo così: chiaritevi una buona volta, decidete che direzione volete prendere, perché a differenza di prima ci sono un po' più di persone che hanno cominciato a capire che quella macchina lì, la macchina del terrorismo sanitario, la cattedrale sanitaria, non va bene e va rifiutata. E allora si possono pure rimettere lì le stesse cose di prima, le stesse idee, gli stessi trattamenti, ma non funzioneranno allo stesso modo. Allora Umberto, diciamo Borgonovo ha i nostri stessi sospetti, nel senso che sappiamo che Bill Gates la settimana scorsa ha incontrato sia Giorgia Meloni che il nostro presidente Mattarella, poi a Davos non si fa che sponsorizzare, no, la possibilità di questa prossima pandemia, di questa prossima malattia X. Bill Gates è uno diciamo, che fa da aprifila sulla possibilità che ciò accada e quindi la mia domanda per te è: cosa pensi potrebbe accadere? E soprattutto, viste le conferme che ci sono state con questo piano pandemico rispetto alla limitazione delle libertà, una limitazione voluta anche dall'OMS, no? Con la riforma poi che ci sta in questo momento dell'OMS, ecco, questo futuro è davvero così nero come lo stiamo immaginando, secondo te? Ma io non ho una sfera, diciamo, di cristallo, per cui non so cosa capiterà. Diciamo, ci sono varie preoccupazioni anche sul fronte, diciamo, internazionale, geopolitico. Insomma, sicuramente è un periodo denso di avvenimenti e prospettive. Il mio, più che altro, quello che questo, diciamo, incontro di Mattarella con Bill Gates e anche tutta la kermesse di Davos mi suscita, e più che altro una riflessione
in generale sul significato di questo spostamento di potere che si riflette anche, secondo me, sul piano pandemico. Cioè, diciamo, se una delle cose che ci ha insegnato Marx è che comunque il sistema politico e le dinamiche decisionali di ogni paese in ogni fase storica riflette gli interessi della classe dominante. Quindi, se il sistema parlamentare di tipo rappresentativo era il sistema politico della classe borghese o rappresentativo degli interessi della classe borghese, ecco, secondo me quello che abbiamo davanti agli occhi è la crisi strutturale del sistema parlamentare nel momento in cui il sistema borghese entra in crisi, perché oggi la classe dominante non è più la classe borghese. Ed è una classe che di nuovo, diciamo, assomiglia più alla nobiltà che non alla borghesia, una nuova aristocrazia che ha in evidente antipatia il sistema parlamentare, le sue lungaggini e i compromessi, ed è evidente che comunque sta in qualche modo, così, strutturando un sistema di governance globale che eviti il più possibile di fare ricorso a questi, diciamo, queste vestigie del passato, i parlamenti, per dei sistemi governativi o di sovranità devolute ad organismi centralizzati, sovranazionali e poco rappresentativi. Questo anche, e parallelamente scorgiamo un altro, secondo me, trend, cioè ogni sistema di potere deve innanzitutto legittimare il proprio predominio. Se la classe borghese, diciamo, tradizionalmente il capitalismo si è sempre venduto come il miglior sistema possibile, o comunque, diciamo, l'alternativa alla barbarie delle dittature, o comunque l'unico sistema in grado di garantire il benessere collettivo tramite la forza propulsiva del libero mercato, e oggi vediamo che è evidente che così non è, che questo benessere collettivo non si è avuto, si è avuto un'accentuazione delle disuguaglianze, ma la nuova classe dominante non adotta la stessa giustificazione per il proprio predominio, ma la giustificazione che adotta è l'alternativa e l'emergenza, cioè, o meglio, è l'emergenza che giustifica la limitazione delle libertà, giustifica la limitazione dei processi decisionali, giustifica l'accentramento del potere in capo ad organismi sovranazionali non rappresentativi, non democraticamente eletti e finanziati, guarda caso, dagli stessi soggetti, specialmente di questa nuova classe dominante che in qualche modo è rappresentativa, no, di questo nuovo paradigma digitale. L'emergenza pandemica, fondamentalmente, è uno di questi strumenti che in qualche modo legittima questo spostamento di potere e giustifica in qualche modo le limitazioni di libertà e l'accentramento dei processi legislativi. Vediamo in tal senso anche, abbiamo già parlato, no, il trattato dell'OMS, su cui nelle scorse puntate io ho espresso delle perplessità circa la legittimità costituzionale di un trattato che in qualche modo coincidesse con delle cessioni di sovranità in materia, tra virgolette, diciamo, sanitaria, di prevenzione sanitaria. Però è evidente che questa, diciamo, questa tentazione, ecco, sia nell'aria, come è evidente che ci sia sempre più evidente una allergia, no, ai processi decisionali condivisi e anche alle contestazioni. In un certo senso ritengo politica, per esempio, l'affermazione sul fatto che nel piano pandemico si fa sui vaccini, nel senso perché a prescindere da qualunque sia l'opinione che ognuno ha legittimamente
sullo strumento vaccinale, mi sembra un po' così una dichiarazione politica il fatto di dire di fronte a una pandemia ignota che non si sa quando, come e quale sarà, se sarà possibile sviluppare dei vaccini, dire a priori che lo strumento vaccinale è lo strumento più efficace. E d'altronde, se non si può mettere in discussione, non è scienza in realtà, cioè non poterlo mettere in discussione elimina qualunque traccia di scienza dallo strumento, perché la scienza si fonda esattamente sull'opposto del dogma e sull'opposto diciamo, dell'ideologia indiscutibile, no? Quindi mi sembra più che altro una dichiarazione politica in linea con la deriva a cui stiamo assistendo anche da Davos, no? Insomma, chi non è d'accordo deve essere, diciamo, messo a tacere perché insomma è lì facile poi bollare come fake news o disinformazione, però insomma o ci si allinea o non si può esprimere la propria opinione, e questo è possibile in fasi emergenziali, perché in fasi normali vuol dire per mantenere una facciata di libertà, democrazia e di diritto di opinione. Un sistema dovrebbe garantire a chiunque la parola, ma in fase di emergenza, no, si, per il bene collettivo, allora forse si può portare un po' più in là il limite di quello che si può, soprattutto non si può dire. Quindi ecco, io inquadro un po' questo piano in una cornice così un po' più ampia rispetto a semplicemente aspetto sanitario, e questo è quanto. Assolutamente, ma diciamo era proprio questo il commento che volevo dare, l'analisi che volevo dare proprio per allargare un po' gli orizzonti e mettere in fila i puntini rispetto a quanto sta avvenendo a Davos, rispetto alla riforma dell'OMS, insomma, questi personaggi che dall'alto dei loro castelli, chiamiamoli castelli, decidono, no, per tutti quanti, per le vite dei cittadini, che poi chiaramente parlando dell'OMS, parlando di Davos, parliamo poi dei cittadini di tutto il mondo, quindi non è neanche circoscritto l'impatto di quanto viene stabilito. E la questione che tu ponevi, cioè vaccini necessariamente, perché ormai così è stato scritto, è molto interessante secondo me, anche perché poi viviamo in un mondo in cui i vaccini vengono dichiarati come sicuramente efficaci e come forma primaria di tutela della salute, però poi in realtà non si fa nulla per tutelare la salute in tanti altri aspetti. E con questo mi voglio collegare poi al DDL sull'autonomia differenziata, perché tra le tematiche, insomma, dove c'è concorrenza tra lo Stato e regioni, c'è proprio quella della salute, e invece con l'autonomia differenziata questa materia andrà a ricadere nella competenza delle regioni, una competenza che ovviamente garantirà alle regioni più ricche di poter garantire dei servizi migliori rispetto alle regioni più povere, che questi servizi non potranno permetterseli. E quindi far rientrare la tutela della salute non più in un discorso nazionale ma regionale, chiaramente è totalmente contrario rispetto a quella volontà di preservare la salute che sbandierano proprio all'interno di questo piano pandemico. E allora andiamo subito con l'ultimo contenuto di puntata, che insomma inquadra un po' la questione dell'autonomia differenziata, e poi Umberto ritorno da te. Prego Giulio. Allora, intanto vediamo di che cosa si tratta, cos'è questo disegno di legge sulla autonomia differenziata. È una legge procedurale, cioè di fatto cosa fa? Attua il comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione come modificato nel 2001, che fino ad ora appunto non era stato attuato, quindi mette in campo una serie di procedure legislative e amministrative per questa attuazione. E cosa riguarda? L'attribuzione a una regione a statuto ordinario, e quindi sono escluse quelle a statuto straordinario, di autonomia legislativa
legislativa sulle materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato. Vediamo insieme quali sono questi tre casi. L'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione, capitolo molto delicato, tutela dell'ambiente, ecosistema e beni culturali. E a proposito di capitoli delicati, allora vediamo insieme intanto che sono 23 in tutte le materie sulle quali si può fare appunto questa richiesta. Fra le principali è oggetto per mesi di discussione politica e certamente continuerà a esserci la discussione, la salute, l'istruzione, la tutela della sicurezza del lavoro, l'ambiente e i beni culturali, la protezione civile, ma davvero sono tante e tanto importanti anche le altre materie. Questo dei LEP è un altro dei capitoli cruciali della riforma. Cosa sono? Sono i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti per Costituzione e l'autonomia differenziata sarà possibile solo una volta definita l'entità dei finanziamenti per garantire i LEP, e questo sarà uno dei capitoli ancora più delicati perché nel disegno di legge c'è scritto che questo deve succedere a saldi invariati e certamente saranno necessari molti denari. Ricordiamo che un altro dei capitoli importanti del disegno di legge è che le regioni potranno trattenere il gettito fiscale legato alle erogazioni proprio per quanto riguarda queste materie nel loro territorio, le materie per cui verranno chieste le autonomie. Le materie per le quali i LEP sono necessari in tutto il territorio nazionale devono essere garantiti sono le 15 che attengono ai diritti sociali e civili, quindi non tutte e 23. E questo è sicuramente un capitolo importante. Una volta approvato dal governo il provvedimento con i LEP, infatti, le risorse verranno aumentate anche per le regioni che non hanno chiesto l'autonomia. Questo riguarda quindi chiaramente anche le regioni a statuto speciale. In ultimo, la durata. Allora, intanto vediamo che la durata delle intese potrà essere fino a 10 anni, essere prorogata o interrotta prima, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno 12 mesi prima della scadenza. Ma poi diciamo anche che ogni volta per arrivare a queste intese sarà necessario un iter piuttosto lungo e articolato della durata minima di 5 mesi. Allora, eccoci tornati in studio. Umberto, torno da te. Ricordiamo che il DDL è stato votato al Senato, 110 voti favorevoli, 64 contrari, 30 astenuti. Si aspetta adesso il voto alla Camera per andare a modificare, insomma, il rapporto che esiste tra le regioni e lo Stato definitivamente. Questo era uno dei punti del programma di Giorgia Meloni, lo sapevamo, insieme a quella che è la riforma del premierato. È successo tutto molto velocemente, non ce l'aspettavamo, insomma, questa settimana che venisse, insomma, la settimana scorsa che venisse votato il DDL Calderoli. Qual è il tuo commento, insomma, da giurista, da anche esperto di diritto costituzionale? Più che altro il commento è più che altro di natura che può essere fatto di natura politica più che giuridica, nel senso, giuridicamente la possibilità, no, di creare queste intese è prevista dall'articolo 116 della Costituzione. Non è detto che una regione debba chiedere questa autonomia differenziata su tutte le materie, perché potrebbe benissimo chiederle solo su alcuna, però abbiamo visto che in generale le regioni tendono poi ovviamente a chiedere l'autonomia su tutte le materie su cui possono farlo. La questione si apre con una diatriba che in realtà è abbastanza datata. Io mi ricordo ai tempi in cui studiavo diritto costituzionale, il nostro professore aveva parlato di questo punto, cioè sulla disparità di trattamento fra le regioni a statuto ordinario e su quelle a statuto speciale, soprattutto per quanto riguarda appunto la ripartizione dei proventi delle tasse, perché poi fondamentalmente la questione è quella, cioè che mentre le regioni a statuto speciale possono trattenere quello che raccolgono dalle imposte per i propri servizi e diciamo dare a Roma quanto valutano congruo, le regioni diciamo a statuto ordinario tendenzialmente quello che raccolgono danno a Roma e poi ricevono quanto viene deliberato per i servizi fondamentalmente. Quindi è da tempo che le regioni
chiedono diverse forme di trattamento. La ragione specifica di questa riforma in realtà è quello, non è tanto legiferare su quelle materie, anche tendenzialmente, teoricamente, le decisioni potrebbero essere, secondo i sostenitori della riforma, le decisioni potrebbero essere più rapide e più, diciamo, vicine ai cittadini, ma più che altro legiferare, diciamo, trattenere la competenza di legiferare su queste materie darebbe anche alla Regione il diritto di trattenere le risorse necessarie dalle imposte che incassano, con un notevole vantaggio economico rispetto alla situazione odierna. Questo però ovviamente crea non poche preoccupazioni per quanto riguarda l'omogeneità dei servizi, soprattutto in certi ambiti più delicati, come ricordato, l'istruzione in particolare e la sanità. Perché è evidente che ci sia un rischio concreto per quanto riguarda l'istruzione, per esempio, il livello di istruzione e i livelli delle prestazioni sanitarie. Il fatto di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni è una dichiarazione che in sé è piuttosto vuota, perché poi bisogna vedere quali sono questi livelli, come fare a calcolarli, come fare a garantire che questi vengano effettivamente garantiti e come far sì che tutto questo poi non diventi una spesa astronomica per lo Stato, che da una parte avrà meno, diciamo, tributi che incasserà perché verranno trattenuti dalle regioni, e in più dovrà stanziare fondi per garantire questi livelli essenziali. Quindi, francamente, ecco, è una legge che qualche preoccupazione la desta. Io personalmente posso comprendere il desiderio di certe regioni di trattamenti diversi e di, diciamo così, di una maggiore equità nella divisione delle risorse. Questo lo comprendo. Sinceramente temo che però questo strumento rischi effettivamente di accentuare delle differenze che in Italia esistono e si vedono già col sistema attuale, però temo che questa differenziazione porti delle spaccature ancora più profonde. Secondo me il rischio concretamente esiste. Grazie, grazie Umberto. Professor Lanzalaco, chiudiamo con lei, un ultimo commento. Sì, per me condivido tutto quello che è stato detto sui costi, eccetera, che è, se non la questione principale, sicuramente fra le questioni principali, però a me è questa, dico la verità, tutta questa polemica che si sta scatenando sull'autonomia differenziata lascia perplesso e mette in evidenza, qua non so se ragiono da cittadino qualunquista o da scienziato della politica, però mette in evidenza la pochezza della classe politica italiana, perché il centro-sinistra si straccia le vesti per l'autonomia differenziata, ma nel 2001 l'autonomia differenziata l'ha inserita il centro-sinistra, e non vorrei ricordarmi male, ma a colpi di maggioranza, come si suol dire. Quindi fu una riforma costituzionale che passò a maggioranza, una cosa che se oggi viene fatta il centro-sinistra dichiarerebbe il colpo di Stato in corso. Quindi da un lato c'è questa, mi viene in mente una famosa copertina di Cuore di molti anni fa, hanno la faccia come il, ecco, ci siamo capiti, perché la riforma fu fatta dal centro-sinistra, quindi adesso è inutile che
ripeto, gridino allo scandalo. Dall'altro lato, anche il centrodestra non è che brilli per coerenza e linearità, perché siamo tutti patrioti, siamo per la sovranità, siamo per l'Italia, eccetera, e poi di fatto si cerca di attuare una legge che è di attuazione della Costituzione, notiamo, non è che venga inserito qualcosa di nuovo, ma è una legge attuativa che di fatto rischia di rendere l'Italia arlecchinesca. Quindi ecco, io vedo un'incoerenza macroscopica da entrambe le parti e primo appunto da cittadino forse un po' qualunquista dico bella classe politica, da scienziato della politica dico questo conferma un'ipotesi che avevo fatto un po' di anni fa in un mio libro sulle politiche istituzionali, cioè che le politiche istituzionali, che il disegno istituzionale venga considerato, sia stato sempre considerato in Italia in modo strumentale, cioè non si sia mai data la dovuta importanza a quella che è l'architettura dello Stato, ma la si è vista solo un'opportunità per creare alleanze contingenti e ripeto, in maniera molto strumentale. E quindi, come diceva, ecco, mi viene in mente quell'espressione che usava un uomo politico, un imprenditore che molto ricco, che amava molto le donne, che è morto qualche mese fa, avete capito di chi sto parlando, cioè Silvio Berlusconi, quando parlava di teatrino della politica. Ecco, tutto questo ambaradan, come si dice, sull'autonomia differenziata, ahimè, mi fa venire in mente un teatrino della politica. Punto uno, punto due, poi chiudo. Mi lascia molto perplesso, non perplesso dal punto di vista giuridico legale, perché quello non è il mio campo, ma dal punto di vista istituzionale amministrativo, questa norma per cui c'è un margine di 10 anni, chiamiamola così, di sperimentazione. Ma signori, stiamo riformando la dimensione territoriale dello Stato, quindi ci saranno regioni che acquisiranno competenze, che svilupperanno competenze professionali, che creeranno strutture, e dopo 10 anni si può ribaltare tutto. Ecco, questa precarietà istituzionalizzata dal punto di vista dell'analisi istituzionale, dell'ingegneria istituzionale, chiamatela come volete, è molto discutibile. Cioè, no, le istituzioni per loro natura, quando vengono costituite come se fossero infinite nel tempo, cioè un'istituzione che è come la mozzarella, che ha un termine di scadenza, non è più un'istituzione, ma questo per la loro natura, lo dico io, ecco, quindi quest'idea che la scadenza è francamente inquietante. Ecco, volevo limitarmi, cioè di cose ce ne sarebbero da dire molte. Io penso, ecco, concluderei allora sì con questo, che l'atteggiamento, a mio parere, più condivisibile, l'ha preso ieri nella conferenza stampa questo personaggio molto intelligente, pittoresco, cioè il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha convocato questa conferenza stampa, che vi invito a vedere perché distilla politica l'uomo in quella situazione, e lui dice, prima cosa fondamentale, se fossi Fedez me la tatuerei addosso, cioè il centro-sinistra sulla l'autonomia differenziata deve fare autocritica, cioè ha sbagliato, punto uno. Punto due, lui dice i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, devono essere fissati preventivamente, perché se no è una grande presa in giro, lui parla di legge truffa. Terzo, lui chiede esplicitamente che almeno una norma venga inserita, e cioè che i contratti nella sanità, e se non sbaglio anche nell'istruzione, ma sicuramente nella sanità, non possano essere differenziati, perché da regione a regione, perché se no chiaramente le regioni del nord fanno dei contratti più vantaggiosi e drenano risorse professionali dal sud. Ecco, questo atteggiamento molto pragmatico, vabbè, poi dice altre cose, mobilitazione, eccetera, però
questo atteggiamento molto pragmatico che parte da un'autocritica del centro-sinistra, mi sembra l'atteggiamento, il comportamento giusto. Cioè il centro-sinistra, invece di strapparsi i capelli per la gravità della situazione, dovrebbe ricordarsi che quella riforma originariamente l'ha partorita lui, e quindi a questo momento, invece di fare un'opposizione ottusa, come a mio parere andrà a fare, dovrebbe fare un'opposizione costruttiva come quella che propone nelle sue articolazioni il governatore Vincenzo De Luca. L'ho trovato un atteggiamento saggio, ecco, politicamente molto saggio, perché qua concludo davvero, come dice Sabino Cassese, che è presidente della commissione che deve stabilire i LEP, quella dell'autonomia differenziata, non prendiamoci in giro, è una riforma bipartisan, cioè non è una riforma di una parte sola, è iniziata da una parte, adesso la sta implementando l'altra parte, ma sta implementando qualcosa che aveva deciso, imposto a colpi di maggioranza il centro-sinistra. Facendo una battuta su Vincenzo De Luca, che diciamo conosco bene essendo campano, e anche un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno. E direi chiudiamo così per oggi. Grazie mille Umberto Del Noce. Grazie a voi, buona serata. Grazie mille professor Lanzani. Arrivederci a tutti, grazie di essere stati con noi anche oggi.